L'IMU e la TARI al centro del Consiglio Comunale. Ad illustrare in aula la riformulazione delle tariffe è stato l'assessore al bilancio Alberto Merelli. Il Consiglio Comunale andrà a deliberare le tariffe della TARI, che ricordo sono l'applicazione del piano economico finanziario, che è un numero esogeno all'amministrazione comunale, quindi è determinato non dal comune. Il comune, tramite l'applicazione della tariffa, lo riversa nella contribuzione dei cittadini. L'aumento del PEF quest'anno è all'incirca del 2,26%. Quello che è stato l'intendimento dell'amministrazione è far sì che questo incremento sia spalmato in maniera equanime fra tutti i contribuenti, quindi evitare che ci siano contribuenti che pagano molto di più e contribuenti che invece pagano di meno. Quindi la rimodulazione delle tariffe è stata necessaria per far sì che questo incremento sia anche, oltre che essere un incremento medio, sia anche quello che perciperà il singolo contribuente. Per quanto riguarda invece l'IMU, rimangono le aliquote degli anni precedenti solo per una categoria, e quindi quella che riguarda gli edifici adibiti ad ospizi, a scuole e a servizi di questo genere, con una riduzione allo 0,76% rispetto all'1,02% di prima. Presentato poi il bilancio consuntivo 2022. Quindi quello che è stato il risultato della gestione finanziaria del Comune e anche poi l'ultimo numero, quello che è l'avanzo, che per il Comune di Arezzo quota 9 milioni di euro, quindi un avanzo importante, che servirà all'amministrazione per far fronte alle tante esigenze di spesa che già nel 2023 abbiamo e che sono già in corso. C'è anche un'ipotesi di utilizzo? Ecco, già in questa fase utilizziamo gran parte dell'avanzo vincolato, e quindi quello che era la parte dell'avanzo del 2022 che aveva già una destinazione. Prevalentemente per la parte corrente sono tutti i servizi sociali, educativi, scolastici, i contributi che abbiamo avuto per la digitalizzazione e per gli investimenti, tutti i contributi che erano già stati acquisiti dall'amministrazione e che sono destinati agli uffici per la spesa.